Scuderia Ferrari. Suona bene però, vero? Per suonare suona bene. Ma il suono non fa una squadra, Enzo. O noi siamo la squadra. Te e io. Vedi qualche meccanico qua in giro? Sei te il capo meccanico. Metti sulla squadra migliore che puoi. Ma bisogna organizzare un ufficio, serve... Come minimo serve un'officina, un banco prova. Dove li rimediamo i quattrini? Non ti devi preoccupare dei soldi. I soldi arriveranno. Te vedrai che presto tutti i giornali parleranno di noi. Vedrai te. Speriamo non sulla cronaca nera. Sai che ti dico? Te sei suonato e io sono un pazzo a venirti dietro. Insomma, cosa ti serve per la scuderia? Un progettista? Sì. Ce l'hai? Ce l'ho. Uno stabilimento? Sì. Ce l'hai? Vedi, ce l'ho. Una banca che ci finanzi? Visto che ci siamo. Ce l'hai! E dove ce li ho, capo? Qui! È tutto nella mia testa. Enzo! Eh? È la mia macchina. Ah, sì. Ce l'hai, ce l'hai! Ce l'ho, ce l'ho. Grazie. Sono veramente molto belli. È un piacere, signora. Sono 2 settimane. Che tento di parlare con suo marito. 2 settimane. E cosa desidera da lui, se posso chiederlo? Voglio strapparlo alla Fiat e portarlo via con me. Lui non lascerà mai Torino. Mi ci faccia parlare. Mi avevano detto che lei era bravo. Ma si sbagliavano. Lei è un genio. Ma alla Fiat il suo talento è sprecato. Fanno solo auto in serie. Nessuna innovazione. Queste sono grandi idee. Peccato che non verranno mai realizzate. Io le offro l'opportunità di vedere i suoi sogni diventare realtà. Di costruire motori diversi da tutti quelli fatti finora. Di fabbricare nuovi tipi di ammortizzatori, di freni. Un telaio completamente nuovo. Nuovo! E su quale modello dovrei lavorare? La P3. Ho intenzione di rilevare la squadra corse dell'Alfa Romeo. Non gliela daranno mai. Perché no? Ad ogni modo, devo ammettere che lei si presenta molto bene. Ma mi dispiace, io non prendo un impegno basandomi sulla fiducia. Venga con me a Milano, Vittorio. Francamente, non sono sicuro. Cara? Per l'amor del cielo, Vittorio, ha perfettamente ragione. La Fiat non è il posto giusto per un uomo del tuo talento. Cogli l'occasione per una volta. E poi, in fondo, sarebbe bello cambiare città. Non è così, caro? Sì, credo che tu abbia ragione. Perché no? Certo. Una bellissima idea. L'Alfa è davvero una grande azienda. Ma voi dovreste pensare solo a vendere automobili. Non preoccuparvi di gestire un piccolo reparto di auto da corsa. Io avrei intenzione di rilevare tutta la vostra sezione sportiva.
Auto, pezzi di ricambio, motori, pneumatici, tutto quanto. E lei ha le risorse per sostenere questo genere di investimento? Francamente, signore, non c'ho una lira. Però ho un progetto. Rendere le vostre auto le più veloci del mondo. Queste sono solo parole, signore, e anche vaghe per giunta. Non c'è una base che sostenga la sua offerta. Non possiamo prendere in considerazione una proposta del genere. Aspettate un momentino, per favore. Li ho conquistati. Non potrebbero essere più entusiasti. Sì, va bene, ma... Non si preoccupi. Fra poco firmiamo il contratto. È fatta. Aspetti. Signori, prego. Prego. Queste non sono solo parole, ma fatti. È il mio unico impegno, il mio scopo più grande, la missione della mia vita. Purtroppo ci vogliono delle strutture che lei non ha. Ma io ce l'ho. Io vi invito a Modena, venite pure a visitare la mia fabbrica. Perché non ci parla del suo staff? Forse non ci crederete, ma io ho anche meccanici, tecnici e il miglior progettista sul mercato. È impossibile, il migliore è Vittorio Iano ed è legato alla Fiat. Lo sappiamo bene, gli abbiamo fatto più volte delle offerte molto generose, ma le ha sempre rifiutate. Probabilmente perché nell'offerta non era incluso un sogno. Forse non l'avete ancora capito, signori. Ma i sogni spesso sono contagiosi. Non ho capito se è davvero dei nomi. Guarda, certo non è uno senza idee. Qui c'è da fare per anni. Fammi vedere. Ma come si fa a vedere? Ma non la squadra. Comunque c'è la più investita nel nostro consistente. Signori, vi presento Vittorio Iano. Buongiorno. Buongiorno. Spingerò le vostre auto al massimo. Le preparerò, le modificherò. E quando le mie Alfa vinceranno, perché vinceranno di sicuro, la gente correrà a frotte nei vostri saloni a comprare le auto più veloci del mondo. Parola di Enzo Ferrari. Grazie infinite. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno.